52 sono i manufatti abusivi censiti e individuati dall'amministrazione comunale di Castano allo Ionio. La maggior parte degli immobili ricadono in aree di pertinenza ADERP, la maggior parte presenti nella frazione di Doria. L'operazione lotta all'abusivismo mediante demolizione dei manufatti realizzati, ha sottolineato il sindaco Gianni Papasso, proseguirà interessando anche le altre realtà urbane del comprensorio castanese, dove alcuni manufatti risalgono al periodo 2001-2004, altri al 2008, mentre la maggior parte 2017-2020. Stamattina a Doria forte azione da parte dell'amministrazione comunale per il ripristino della legalità. È stata demolita una casa abusiva a piano terra di circa 60 metri quadrati, ma un fatto abusivo che purtroppo era sfuggito alla demolizione precedente perché occupato da persone. Stamattina, insieme alle forze dell'ordine, ai mezzi del comune, alla squadra dei vigili urbani, abbiamo proceduto all'insegna della correttezza, abbiamo restituito uno spazio al pubblico, spazio che era stato occupato dal privato con questo manufatto abusivo. Voglio ringraziare le forze dell'ordine presenti che hanno perdonato l'amministrazione, così come ringrazio i vigili urbani, ringrazio i dirigenti dell'ufficio tecnico comunale, quanti gli operai del comune, quando hanno dato la possibilità al sindaco e all'amministrazione comunale di ripristinare la legalità nel quartiere di Doria. Il calendario degli interventi però non si arresterà, ha sottolineato il sindaco Gianni Papasso. L'amministrazione comunale, in collaborazione con gli uffici dell'ente, ha già programmato che il prossimo step riguarderà il ripristino degli abusi edilizi individuati nella frazione di Sibari e l'intervento è già programmato per il 27 di aprile.